Perché secondo te è importante esserci il 25? Esserci il 25 è importante per ricordare a tutti gli italiani, al mondo politico e anche alla questura, visti gli ultimi arresti, che in Val di Susa non molleremo mai. Per ribadire la contrarietà a quest'opera e a tutto quello che si porta dietro, lo spreco di denaro pubblico, la militarizzazione. Il 25 dobbiamo esserci, essere in tanti e in prima persona, perché per vincere una lotta deve esserci la partecipazione massiccia della gente e ognuno di noi conta per uno e conta per mille, e i valsusini sono tanti e ci dobbiamo essere tutti. E perché per te è importante esserci il 25? Per liberare tutti. Nicoletta, perché per te è importante esserci il 25? Per dare visibilità al fatto che davvero la valle non si arresta nei due sensi, che non si ferma nonostante gli arresti e che comunque non si lascia arrestare. È importante perché saranno presenti tutte quante le realtà che in questo paese anche lottano, sappiamo che parecchia gente arriverà anche da altri luoghi, ma soprattutto sarà presente la valle in tutte le sue infinite espressioni, quel movimento popolare che è quello che in tutti questi anni è riuscito a contrastare l'inizio della grande malaopera. Sarà importante esserci anche per chiedere con una grande quantità di persone che i compagni arrestati escano immediatamente dalle carceri e per dare loro una solidarietà concreta, perché loro sono la parte più alta della nostra lotta. Noi difendendo loro difendiamo noi stessi e la lotta che porteremo avanti sempre. Per me e per tutte le famiglie della Val Susa, per il gruppo Famiglie Notav, è importante esserci perché soltanto con l'esempio si educano i nostri figli alla legalità, alla ricerca di valori sani, di valori che portano alla felicità, ma non una felicità effimera fatta di centri commerciali, di consumismo, ma fatta di ambiente, perché ambiente davvero siamo tutti, l'ambiente è quello che ci permette di pensare a un futuro per i nostri figli, di poterli far crescere, di pensare a scuola, a sanità, tutte cose che il TAV vuole portare via. E non esistono TAV buoni e cattivi, questo ci tengo tantissimo a dirlo, perché noi siamo il gruppo Famiglie Notave, siamo solidali con tutte le persone arrestate, con tutti coloro che hanno protestato con noi e per noi per difendere le cose in cui crediamo, cioè un futuro possibile e migliore per tutti noi. Perché ci lasciano morire nei corridoi dei pronto soccorsi, perché per andare a lavorare devo salire e scendere da treni che sono sempre rotti, perché a fronte di tutto ciò invece vogliono costruire un'opera per fare viaggiare veloci le merci e soprattutto veloci i profitti e le tangenti di alcuni. E dico ancora infine perché penso che bisogna anche denunciare l'operato di alcuni magistrati che travisano l'impegno civile e la lotta alla mafia quando poi in realtà lottano solo contro alcune mafie e non altre. E quando invece c'è una sollevazione popolare che cerca di riappropriarsi dei beni comuni, procedono agli arresti. Perché la nostra presenza, che è costante, determinata e pacifica, è la smentita di tutto quello che viene detto a livello politico, nazionale, regionale e provinciale, e anche comunale purtroppo in alcuni casi. È importante esserci perché dobbiamo dimostrare all'Italia che siamo una valle unita, che questa manifestazione è stata organizzata dalla comunità montana e come sentite stasera saranno molti sindaci con i gonfaloni, questo è un primo aspetto. Dobbiamo anche far capire all'Italia che le cose che stanno succedendo, non soltanto in Val di Susa, ci coinvolgono tutti e siamo scontenti di come la situazione economica sta in qualche modo degenerando. L'altra questione è che noi finalmente abbiamo anche, stasera è stato detto,
stiamo imboccando anche un'altra strada, non soltanto il no di contrapposizione, ma abbiamo detto molti sì stasera, come quello sia agli ospedali che funzionano, sia alle reti ferroviarie per i pendolari che funzionano, sia alle scuole messe a nome. Si sta cambiando leggermente un po' la nostra strategia, perché noi veniamo molte volte connotati come quelli che dicono sempre dei no, e abbiamo riaffermato fortemente quelli sono i nostri no, che sono quelli che è un'opera inutile, un'opera dannosa per l'ambiente, un'opera strategicamente anche per l'Italia, è stato verificato che non serve assolutamente a niente. E poi, se posso dire anche una cosa, io appartengo a un gruppo che si chiama Cattolici per la Vita della Valle, abbiamo aderito fortemente a questo tipo di manifestazioni, perché noi crediamo che non solo noi cattolici serva in questo momento solo pregare, ma serva anche fare testimonianza e entrare in azione, perché non ci si può soltanto rifugiare dietro situazioni anche ideologiche e religiose, ma bisogna tutti insieme cooperare e dare una mano a tutto il mondo. 25 è importante esserci perché per continuare a difendere la nostra valle, per essere contro gli arresti, essere contro la militarizzazione, essere contro tutto. E posso dire che come alpini in OTAV, per la manifestazione che avevamo fatto quest'estate, abbiamo pensato che, sperando in una grande affluenza di persone, per non disperderci in mezzo a tutto questo afflusso, di organizzare prossimamente un evento come seconda adunata di alpini in OTAV, magari intorno alle reti, e quindi rimandare la chiamata degli alpini nel prossimo futuro. Alberto, perché per te è importante esserci il 25? Perché non esserci vuol dire perdere un'occasione della vita.